si sono presentati in ben 364 da tutta la regione al progetto Nuovi Coordinamenti a sostegno dell'occupazione giovanile under 35 promosso dall'Assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Marche in collaborazione con l'AMAT. Il progetto cercava una figura professionale nell'ambito della gestione di spazi teatrali insieme con i comuni proprietari dei teatri attraverso l'attivazione di borse lavoro. Io ci tengo molto a questa ricchezza che è emersa, nel senso tutti questi curricula che sono tutte vite, tutte persone, tutte formazioni davvero interessanti, molte competenze, perciò credo che quel valore lì non vada perso, non vada disatteso. Infatti ho già detto a tanti colleghi anche di altri enti di spettacolo dal vivo che insomma qui c'è un giacimento a cui poter attingere per conoscere, allargare, insomma non smettere di offrire occasioni anche se il momento diciamo non è dei migliori. Noi siamo molto molto soddisfatti perché è proprio stato un percorso formativo importante, di alto livello, e c'era una richiesta, c'era un'esigenza nel nostro territorio e sicuramente l'abbiamo soddisfatta e speriamo che ci siano, io cercherò chiaramente, perché avendo voluto con tutta me stessa questa iniziativa, di proseguire anche l'anno prossimo, ma soprattutto noi siamo certi che una volta che nei comuni questi ragazzi metteranno in campo la loro professionalità, la funzionalità del teatro crescerà immediatamente e ci sarà immediatamente anche un riscontro economico. Lo sappiamo perché sappiamo che funziona così. I selezionati sono 13 ragazzi che in questi giorni stanno seguendo un corso di formazione intensivo. Il lavoro di gruppo è stato interessante perché veniamo tutti da realtà molto molto diverse, quindi è stato un arricchimento anche nel conoscere gli altri ragazzi, nel confrontarci sia con le domande che venivano poste ai relatori ma anche tra di noi, insomma è stato un bel arricchimento. Al termine del percorso formativo verranno individuate 5 borse lavoro della durata di 7 mesi che consentiranno ai borsisti di mettere in pratica le competenze acquisite nella gestione e organizzazione di una stagione teatrale in sinergia con i comuni e gli operatori del settore.